Ora vi faccio vedere un discorso per quanto riguarda l'Active ROM, che molti me l'hanno chiesto. Quindi, come faccio a capire qual è il mio Active ROM? Come vedete, noi abbiamo messo questi affarini per poter partire un po' prima, perché sennò se lo lasciassimo in basso saremmo fuori dall'Active ROM e quindi la partenza sarebbe rischiosa. Quindi quando settate una Chess Press in generale, per capire quello che è il vostro Active ROM, quello che dovete fare è mettervi in posizione e da qua, dalla posizione iniziale, provare ad andare indietro leggermente senza forzare le scapole. Cioè, io non voglio iperaddurre le scapole. Se per andare indietro devo iperaddurre le scapole, allora sto uscendo dall'Active ROM. Quindi la situazione ideale sarebbe mettermi in questa posizione e soltanto muovendo i gomiti, sostanzialmente allungando semplicemente il petto, guadagnare magari un millimetro o qualcosa del genere. Quindi partire più o meno così. E quello serve per capire quello che è il vostro Active ROM. Ora qua sulla Chess Press, come vedete, ho molto spazio. Nel senso che quando scendo parecchio, ok? Quindi questa posizione è leggermente fuori, leggermente avanti, c'è ancora margine nel mio Active ROM, ma non è un problema perché questa posizione è frutto di questi affaretti qua che cascano, quindi avrò quello spazio. Ma se io avessi una Chess Press fissa, ossia se l'avessi settata in modo da arrivare soltanto qua, il problema è che quando vado a scendere mi ritroverei troppo in là rispetto al mio Active ROM, quindi andrei a mozzarmi un tratto di ROM importante. Quindi in questo caso quello che farei è settare la Chess Press in modo da stare un po' più basso, cioè un po' più alto in questo caso, un po' più in avanti, e quindi non poter scendere. Quindi sostanzialmente il test che dovete fare è mettervi qua, cercare di andare indietro solo con i gomiti e trovarvi a scendere veramente di pochissimo. Là sapete che state nel vostro Active ROM.